Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Chi voti? Meloni. Voti la Meloni? Perché? Perché tutte le idee che ha messo in campo sono tutte cose che mi piacciono. Per dirti una cosa che dice, il reddito. Danno reddito a ragazzi che potrebbero andare a lavorare e in teoria se abbiamo il reddito perché abbiamo 800 euro senza fare niente. Io marzo alle 8 di mattina, sta a casa e mezza, per un mese vi ho 800 euro. Che lavoro fai? Meccanico. Io non è che sono contro l'accoglienza e questa roba qua, però dico prima gli italiani. Comunque Meloni si avvicina più a questa idea e quindi preferisco la Meloni. Questa è già una cosa che tutti relazionano al razzismo, ma non è razzismo questo comunque. Da quello che ti dico, tutti il fascismo lo danno come razzismo. Razzismo è un'altra cosa comunque. Mussolini ha portato la sanità, ha portato la scuola, ha portato tutto. Ha portato la bonifica là, ha fatto tante cose Mussolini comunque. Poi ha fatto l'alleanza qui, è successo quello che è successo, giusto, uno non dice niente, mica io dico che è un stinco santo. Però non è che manco tutto, non è che ha portato tutta sta cattiveria comunque. E secondo te in un momento come questo potrebbe essere utile? Per la capoccia, perché lui portava le regole, questo è il bello di lui. L'ordine, le regole, è una cosa che lui faceva rispettare a confronto di tanti ad oggi. In Venezuela ci sono milioni di persone che stanno letteralmente morendo di fame. Esatto. Sono cristiani, sono spesso di origine italiana. Io dico, ci servono i migrati, prendiamoli in Venezuela. Ribadisce molto spesso questo fatto dell'essere cristiana è una madre, però quando si presentano delle situazioni come quella dell'immigrazione e non accetta gli immigrati che vengono da un paese di cristianità, cosa c'è lì? Cioè, siamo nel 2022, io sono omosessuale, non me ne vergogno, vado in giro con la mia ragazza, la prendo per mano, non mi crea problemi e quindi penso che sia un mio diritto poter avere una famiglia in cui io posso avere un figlio e che quel figlio abbia due madri. Cioè non è che crea devianze come vengono chiamate appunto dalla Meloni. Comunque per combattere queste devianze andremo tutti a fare sport. Sì, come ci consiglia Giorgia. Il modo di parlare, il modo di dire cosa, vedo bella cazzuta. Io ho un nonno fascista, cioè i parenti con svastiche tatuate, per dire, dei Mussolini. Il modo di pensare, la legge, cioè c'aveva potere, capito che ti voglio dire? C'erano regole. Dai, cioè siamo arrivati a cose che prima non si facevano. Pesa più uno che dice che insulta uno gay di uno che ammazza ragazzino. Mando a fanculo magari un omosessuale, io per carità io ho mio zio che è gay, un omosessuale mi denuncia, mo c'è sta la legge contro... Non c'è. No, io so che c'è una legge contro l'omofobia, quelle cose così, insomma. Te l'anni, vai sul no, ma non c'è. Era il DDL Zan e l'hanno affossato. Ah, l'hanno affossato? Oh, allora va bene, però comunque già che ci pensano, cioè per me la violenza è violenza in generale. Per quale ragione i discorsi della Meloni ti fanno dire voto per lei? Perché... Allora, io non ce l'ho con nessuno, a me, cioè, nero, arabo, per me sono tutti uguali, a me mi interessa. Però se tu hai tre case e c'hai tre italiani e c'hai cinque neri, e hai tre case le dai all'italiano, non al nero. I nonni mi dicevano che era un'Italia migliore. Quindi secondo te una figura come il Duce in questo momento potrebbe essere adeguata? No, sarebbe bellissimo. Non c'erano reati, la gente lavorava tutta, soprattutto c'erano pensioni, case popolari, era un'Italia buona per me. Per me tornare all'epoca fascista sarebbe un'ottima cosa.